Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della Serie 2 Old Wild West, benvenuti alla puntata numero 12 di Ora Basket Live, il magazine che punta i riflettori sul campionato di Serie 2 e non solo. Puntata che conclude l'anno 2021 e lo vedrete adesso anche dagli ospiti, a me sembra quasi di arrivare al concerto di Capodanno, perché abbiamo fior di direttori d'orchestra pronti a far suonare le loro orchestre, e quindi vi presentiamo gli ospiti di questa sera, che sono Euclide Insogna, direttore generale Blue Basket. Buonasera. E Alberto Rossini, direttore sportivo Olimpia Milano. Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo detto due direttori di assoluto livello che hanno in comune un passato e anche parzialmente un presente. Entrambi, e questo è il percorso che faremo insieme, hanno un passato tra Treviglio e Cantù. Quello di Euclide Insogna è attuale, oltre ad essere stato allenatore è l'attuale dirigente, direttore generale di Treviglio, ma ha anche un passato nelle giovanili di Cantù? La pallacanestro ho iniziato a Cantù, ho fatto tutta la trafila, chiaramente fino agli juniores, quindi ero sia nel settore giovanile che nella prima squadra. Poi l'anno successivo, vedendo che gli spazi erano veramente molto limitati, feci un trasferimento in un'altra squadra, però diciamo che il trascorso è quello lì. Cantù, ho iniziato a giocare lì con tutta la trafila, la mia famiglia comunque ancora a Cantù. Alberto invece il percorso complementare, vale a dire da zero all'età juniores con l'approdo alla prima squadra a Treviglio, all'allora Orsa Treviglio, e poi il percorso che ti ha portato a diventare una delle bandiere di Cantù. Sì, sono andato via da Treviglio che avevo 18 anni compiuti, e sono andato a Cantù, non sapevo cosa potesse accadere, alla fine sono rimasto là 11 anni. Arrivato come vice di Marzorati, giusto? Sì. Però una esperienza nell'allora Mauri Treviglio, nella vecchia B2, se non ricordo male, che ti aveva permesso di conquistare anche le categorie nazionali con la Nazionale Juniores, giusto? Sì, mi ricordo che ho fatto 2 anni. Il primo anno ero aggregato solo quando c'era magari qualche infortunato. Il secondo anno mi ricordo che credo che l'allenatore fosse Fontana, ero proprio dentro nei 12, e quindi ho fatto la prima esperienza in Serie B, diciamo. Invece noi adesso torniamo a parlare ancora con un direttore sportivo, vale a dire con Damiano Olla, o meglio un direttore generale, che ci presenta il momento, ma non solo il momento, della Pallacanestro Biella, reduce dai primi due successi in questo campionato di Serie A2. Come Pallacanestro Biella, diciamo che a livello di riconoscimento nel panorama cestistico nazionale siamo una realtà che ha sempre puntato sui giovani. Da 3 stagioni a questa parte abbiamo cercato di riprendere in mano quest'idea in maniera più decisa, cercando di puntare sui migliori talenti per il campionato di A2, e questo ha portato i risultati attesi sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista di riconoscimento del nostro lavoro da parte degli addetti ai lavori. Gli esempi di Bortolani, di De Angeli, di Miaschi, di Barbante, di Berdini sono sotto gli occhi di tutti. È chiaro che questo comporta dei rischi dal punto di vista dei risultati e dal punto di vista strettamente sportivo, però è un'idea che un po' per necessità, ma tanto per convinzione, cerchiamo di difendere e di portare avanti con tutte le nostre forze. Pallacanestro Biella nei suoi 27 anni di storia ha dato
ha dato al panorama cestistico nazionale tanti, tanti giocatori. È un lavoro che darà i risultati nel medio o lungo termine. Adesso dobbiamo essere bravi noi a portare avanti i due discorsi, ovvero quello del giovanile, quello della prima squadra riconosciuta a livello nazionale come una squadra disposta a dare la possibilità a tanti giovani cresciuti nel nostro settore giovanile, ma anche in altri settori giovanili. Ecco, sta a noi difendere queste due strade, portarle avanti insieme e far sì che col passare del tempo il lavoro del giovanile continui a dare risultati di cui possa beneficiare anche la prima squadra. Alberto Rossini, Damiano Olla parlava di settore giovanile. Alberto Rossini è stato il capostipite dei prodotti del settore giovanile di Treviglio, anche se c'è stato un Massimo Gatti, poi sono arrivati Sì. vari Gamba, degli Agosti, però ha sempre avuto questa connotazione verso i giovani, la squadra trevigliese. Sì, mi ricordo che allora si investiva tantissimo, come adesso sta facendo Treviglio, sicuramente è una delle poche realtà che investe ancora tanto nel settore giovanile e raccoglie dei buonissimi frutti. Allora mi ricordo che c'erano proprio degli allenatori che avevano passione, che insegnavano i fondamentali e sono riusciti oltre a me, hai parlato tu di Massimo Gatti, Andrea Conti, mio cugino, portare gente ad alto livello nella pallacanestro italiana. L'ultimo esempio, giusto per concludere la triangolazione Treviglio-Milano-Cantù, è Andrea Pecchia. Sì, Andrea, che tra altre cose è uscito dal settore giovanile nostro, si è messo in discussione andando a giocare prima nelle minors, poi ha avuto spazio qui a Treviglio, ha sfruttato benissimo l'opportunità che gli è stata data e la fiducia che gli è stata data soprattutto, e adesso diciamo che è un giocatore affermato a livello di A1. Euclide Insogna, prima della pausa natalizia, una vittoria importante per la Blu Basket, per la Gruppo Mascio a Torino. Beh certo, è stata una partita veramente importante e fondamentale sia per la classifica ma anche per la fiducia che comunque per noi era molto importante dopo la sconfitta di Pistoia. Diciamo che nonostante qualche problema di infortunio siamo riusciti a giocare veramente una grande partita per tutto i 40 minuti. Allora, oltre alle immagini della partita, chiedo alla regia di proporci quella che è la classifica attuale della Serie A2 Old Wild West, vale a dire per quanto riguarda il girone verde, Cantù e Udine a quota 20, che con Pistoia a quota 18 sono già sicure dell'accesso alla Final Four di Coppa Italia, poi a 16 Casale Monferrato e Gruppo Mascio Treviglio, 14 punti per Piacenza, che ha una partita da recuperare insieme a Torino, 10 punti per Trapani per Pallacanestro Piacenza. Poi 8 Urania Milano, Mantova, 6 punti per Capodorlando, anche lei con una partita in meno, punto Biella con due vittorie consecutive a salita a 4, Orzinuovi a 2. Con il prossimo turno che vede appunto il match Treviglio-Cantù, poi Mantova-Pistoia, il derby di Piacenza tra UCC e Pallacanestro, Urania Milano-Biella, l'altro derby piemontese Casale Monferrato-Torino, quindi Orzinuovi-Udine e quello tutto siciliano tra Trapani e Capodorlando. Euclide Insogna, che A2 si sta rivelando quella di quest'anno? Soprattutto una A2 ad altissimo livello, i due gironi hanno delle squadre veramente molto importanti, ma soprattutto c'è una programmazione di tante squadre che vogliono salire, quindi il livello si è alzato, le partite sono sempre più difficili, indipendentemente se giochi con una paraclassifica o anche con una magari di bassa classifica, quindi il livello si è alzato tantissimo. E ci sono anche giocatori molto importanti in questa categoria. Quindi il risultato finale da entrambi i gironi sono sempre comunque un grande punto interrogativo perché le squadre accreditate sono tante. Abbiamo visto, non inquadrato dalle telecamere, però c'era Alberto Rossini che annuiva, anche perché da direttore sportivo penso che un occhio sulla Serie A2 ce l'abbia puntato sempre. Sì, no, poi a me piace seguire i giocatori, soprattutto i rookie americani che arrivano o i giovani che vengono lanciati nelle prime squadre. Diciamo che ci sono dei
degli americani di buon livello in A2, sì. Ci sono anche magari una rete di contatti che consentono poi di arrivare all'Olimpia Milano. Come arriva un giocatore all'Olimpia Milano? Ma come arriva un giocatore? Sicuramente per il livello di Eurolega è difficile cercare, puntare su un giocatore che è una scommessa. Di solito si prendono giocatori che o hanno già giocato l'Eurolega o hanno fatto comunque qualcosa di importante nella loro carriera. Diverso invece il discorso per la squadra che dopo affronta il campionato, dove bisogna trovare dei giocatori che riescono a garantire un turnover ai senior, diciamo, a quelli che sono impegnati di più in Eurolega. Allora lì si può puntare magari su qualche scommessa. Ad esempio noi quest'anno siamo stati bravi e fortunati, abbiamo preso questo ragazzo Devon Hall, un ragazzo del 95 che giocava in Germania, semisconosciuto, abbiamo riconosciuto delle caratteristiche che andassero bene per il sistema del nostro capo allenatore Messina e ci sta ripagando, insomma, della scelta fatta. Parliamo adesso anche del girone rosso della Serie A2 Old Wild West, che anche qui vede Scafati Ravenna con 20 e 18 punti sono già certe della Final 8 di Coppa Italia, con Ferrara 14 punti e poi il gruppone a 12 composto da San Severo e Cento, che hanno una partita da recuperare. Chiusi Latina e Forlì ancora in lizza, così come Verona con 11 punti. Eurobasket Roma a 10, Nardò a 8, Chieti 6 con 3 gare in meno, poi Stella Azzurra a 6 e Fabriano a 4. Il girone d'andata del gruppo rosso si conclude con il programma tra Verona-Ferrara, Cento chiusi, il derby in diretta televisiva su Mediasport tra Eurobasket e Stella Azzurra-Roma, poi Nardò-San Severo, anche questo sfida tutta pugliese, Latina-Scafati, Ravenna-Forlì per il derby romagnolo e Chieti-Fabriano sulla dorsale adriatica. Alberto Rossini, con Cantù, ai tempi di quando mettevi le scarpette e la canotta, hai già vissuto la Serie A2. Sì. Sì, mi ricordo, c'è stato un anno, c'è stata la retrocessione, c'erano ancora i due gironi dei play-out, quello verde e quello giallo, si è retrocessi. L'anno successivo abbiamo provato in tutti i modi a salire, allora c'era solo uno straniero in squadra, noi avevamo JJ Anderson, non so se ti ricordi, giocava a Firenze, e abbiamo perso gara 5 di finale contro Arese al Palalido. L'anno successivo invece è stata proprio una cavalcata trionfale, perché abbiamo vinto praticamente nei playoff sempre con l'allenatore Lombardi, in finale con Reggio Emilia, mi ricordo 3-1 e siamo venuti su. E adesso ci colleghiamo, abbiamo parlato dei direttori d'orchestra, ne abbiamo un altro in collegamento, perché siamo in collegamento col direttore sportivo della Scaligera Verona, una delle protagoniste del girone rosso che abbiamo appena visto, direttore sportivo dal febbraio di quest'anno, proveniente da Reggio Emilia, un progetto triennale, un contratto triennale per lui, ma un progetto con ambizioni anche più immediate. Alessandro. Ciao Paolo, buonasera innanzitutto. Ma allora, il progetto ovviamente sì, è un progetto triennale. Io sono entrato a febbraio scorso qua in Scaligera. È un po', come posso dire, il tornare a casa, nel senso che la Scaligera è stata per me la prima società in cui da giocatore ho esordito in Serie A. All'epoca ero veramente molto molto giovane, 18enne. E poi ovviamente la mia carriera da giocatore ha preso altri lidi e la mia carriera da direttore sportiva è iniziata a Reggio Emilia, e quindi ecco, molto contento di essere qua, soprattutto perché la sento casa mia, la mia famiglia abita qua, i miei figli, mia moglie ho sempre vissuto qua, e quindi per me è anche una sfida personale per provare, ecco, a cercare in questi 3 anni di costruire qualcosa che ovviamente l'obiettivo è quella Serie A che da tanto tempo manca qua a Verona. Ecco, considerando Verona in senso positivo una nobile decaduta, c'è una specie di ricambio a livello di piazze e mi riferisco a una novità come Tortona appena salita? Ma ovviamente il ricambio c'è, è continuo, insomma, è la storia che lo dice.
in passato in A2 insomma abbiamo avuto Treviso, abbiamo avuto la Fortitudo, la stessa Virtus Bologna che ha vinto insomma l'ultimo scudetto d'Italia, quindi credo 4 anni fa fosse in A2. Quindi ecco, ovviamente il salto è un salto importante perché cambia tantissimo, si passa dall'intatistico al professionismo, insomma, quindi anche con una società bisogna che si strutturi molto bene per poter sostenere i costi che ci sono in A1. Ovviamente Tortona è dietro a una grande proprietà, a un grande imprenditore, quindi questo salto credo lo stia facendo molto molto bene in questa stagione. La penalizzazione penso che sia stata metabolizzata dalla Scaligera, l'obiettivo quarto posto alla fine dell'andata e quindi le finalette di Coppa Italia restano un vostro obiettivo? Sicuramente sì, è il nostro obiettivo perché comunque giochiamo per vincere delle partite. Abbiamo avuto tante difficoltà a inizio stagione con diversi infortuni che ci hanno comunque rallentato la crescita inizialmente, poi abbiamo avuto un bel periodo dove la squadra ha ingranato e ha fatto insomma, vittorie importanti. Ultimamente, dopo l'infortunio di Penna siamo rientrati nuovamente in emergenza. Prima fisica, adesso chiamiamola sanitaria, perché il Covid ci ha colpito da vicino. Alberto Rossini, a proposito del prossimo turno, Treviglio-Cantù, da trevigliese ed ex canturino, una volta Treviglio-Cantù era soltanto una gara di settore giovanile, adesso per la prima volta storicamente è anche una gara di campionato, come la vede? Il pareggio non si può, no? No, per quello devi tornare al calcio che è stato il tuo primo amore. No, va bene. No, sicuramente spiace per Cantù perché è una piazza storica e spero vivamente che ritornino il prima possibile in Serie A. Questa partita forse ti farei per Treviglio, perché è giusto per tenere sempre un po' in equilibrio il campionato, per dare un segnale che anche loro sono battibili, mi sembra che sia il bello insomma della pallacanestro questo. Euclide, battere anche in campionato Cantù potrebbe voler dire rafforzare le ambizioni del nuovo corso, della nuova era Gruppo Mascio e trovarsi magari nel giro di un anno o due stagioni a giocare contro l'Olimpia Milano anche per Treviglio? Beh, allora giocare contro Cantù, contro una squadra molto forte, sicuramente siamo molto stimolati e cercheremo di prepararci al meglio. È una vittoria per noi fondamentale per la nostra classifica, sapendo che in questo campionato Cantù è forse la squadra più accreditata per raggiungere il risultato finale, come è strutturata, per la sua storia, per quello che comunque è il suo programma. Per quello che riguarda il gruppo Mascio, sicuramente quest'anno è un anno zero che vogliamo programmare, vogliamo strutturarci in un certo modo per cercare il prima possibile e più di andare verso l'alto, cioè nel senso di riuscire un passo alla volta a ottenere quei risultati importanti. Chi è che dà indicazioni all'altro, Alberto Rossini, tra te e Euclide? Lui è tantissimi anni che fa questo lavoro, per cui abbiamo solo da imparare, lato mio, quindi Euclide? Ben vengano dei consigli piuttosto che... Io dico che Alberto ha un'esperienza sicuramente importantissima e quindi credo che il suo lavoro lo sta facendo non bene ma benissimo, è una squadra molto importante, Eurolega, campionato, e la sua storia poi parla da solo, cioè nel senso è partito come giocatore ma un po' alla volta è diventato un giocatore importante per la nazionale e quindi direi che c'è poco da insegnargli. Certo, io sono qui da 30 anni, un pizzico di esperienza in più a questi livelli ovviamente. Visto che siamo ancora in clima natalizio posso fare anche un outing, Alberto, ti va di ricordare quando ai tempi giocavamo a calcio insieme? Che devo dirlo, perché forse il mondo del basket non lo sa, però Alberto Rossini aveva, da giocatore pulcino esordiente dell'Orsa, aveva già una carriera segnata, individuata nell'Atalanta, nelle giovanili, se non ricordo male.
dovevo andare a fare un provino, perché allora si usava andare a fare il provino. Poi le tue caratteristiche l'avresti passato comunque. Giocavi il sabato sul campo verde dell'oratorio e la domenica allo Zanovello. Al chiuso. Poi, siccome il gruppo di amici era più indirizzato nella pallacanestro e mi piaceva di più, alla fine a un certo punto devi decidere, non puoi tenere i piedi in due scarpe, ho deciso per la pallacanestro. E beh, è stata una scelta direi azzeccata. E torniamo con Alessandro Frosini. A proposito di infortuni e quant'altro, è forse il momento di mettersi anche sul mercato? Guarda, il mercato è stato un mercato molto molto difficile, nel senso perché indubbiamente non ci sono tanti giocatori da poter andare a firmare proprio a livello numerico. Noi adesso abbiamo trovato un accordo con Spanghero, che era in uscita da Orzi Nuovi. È ovvio che per regolamenti non possiamo tesserarlo fino alla settimana del 10 di gennaio, quindi noi dovremo fare le prossime tre partite, quindi Ferrara, il recupero contro Fabriano, che era stata la partita sospesa appunto per Covid, e diciamo la prima di ritorno contro Latina senza ovviamente un nuovo innesto. Speriamo ovviamente di recuperare gli altri che erano infortunati, lo stesso Carotti, che sta pian piano tornando ad allenarsi dopo il problema avuto al polso, l'operazione che gli è costata insomma questa prima parte di stagione. In studio abbiamo Alberto Rossini. Non hai mai giocato insieme in stagione, in campionato, pur avendo 2-3 anni di differenza, sicuramente in nazionale, però aspetti un assist e speri di portare la tua società di nuovo a competere contro la sua, contro l'Olimpia? Ma guarda, me lo auguro. Intanto saluto Lupo, che è un grande amico. Piacerebbe, come posso dire, portare Verona a giocare al Forum ad Assago. Non so se sarà possibile la prossima stagione, però noi lavoriamo per quello, per un futuro. Insomma, il nostro obiettivo è nei 3 anni cercheremo di costruire delle basi per poter arrivare, qualora dovessimo arrivare in A1, strutturati. Più strutturati sia come società ma anche come squadra. Grazie ad Alessandro Frosini, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao Paolo, arrivederci. Euclide, una squadra con un asse play pivot Rossini-Frosini sarebbe da Serie A assoluta anche questa, anche adesso? Beh, è ovvio che i tempi sono diversi, però il play e il lungo sono sempre quelli che hanno dettato un po' tutti i temi della pallacanestro, e quindi ancora oggi vale questo. Però è ovvio che stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto veramente tanti anni in Serie A, e sono sicuro che se giocassero adesso potrebbero dirla loro. Sareste veramente una bella coppia? Sicuramente lui, per le caratteristiche che aveva da giocatore, potrebbe giocare ancora adesso, perché era un giocatore che aveva gioco sia spalla canestro che il tirettino da 4-5 metri. Io mi sembra un po' di difficoltà, perché adesso fanno tutti canestro, quindi non era la specialità della casa mia, quindi adesso probabilmente però, in quanto ad assist, palleggio e quant'altro, però non si sa mai. È vero comunque che è una pallacanestro completamente diversa nei ritmi, nella velocità d'esecuzione, nella precisione dell'esecuzione. Allora superavi la metà campo, c'è il tempo di sistemarli, metterli a posto. Non lo so se giocatori con le mie caratteristiche adesso potrebbero andare bene. Allora ti chiedo un ultimo aneddoto, visto che a te è legata anche un altro episodio storico della pallacanestro Treviglio, vale a dire la partita della nazionale del 97, del gennaio 97, con coach Ettore Messina, con il nome di Alberto Rossini, che 2 giorni prima esce dalla lista dei convocati. Ne avete parlato poi con Ettore Messina da quando lui è tornato all'Olimpia, di questo episodio? No, non ne abbiamo mai parlato, anche perché probabilmente, visto in molti epici raduni che c'erano allora, non si ricorda neanche. A me, quando mi chiamava, ero sempre a disposizione. Se poi mi lasciava fuori, sicuramente
mi avrebbe fatto piacere di più essere a Treviglio piuttosto che 15 giorni prima magari a Livorno, però va bene così, ci mancherebbe. Siamo in chiusura, però approfitto per un'ultima battuta, la possibilità che la nazionale torni a Treviglio, Clide Insogna? Adesso credo sia molto difficile, anche perché hanno bisogno innanzitutto di spazi molto più ampi, quindi questo è, però non è detto. Però un aneddoto io su Rossini ce l'ho, e lo prendiamo volentieri. Lui probabilmente non lo sa neanche, ma allora Recalcati ovviamente a Cantù mi chiama un giorno e mi dice: ma cosa ne pensi di Alberto Rossini come cambio di Marzorati? Perché sai, è un ragazzo giovane, risposta, per me può fare il cambio e potrà poi in futuro anche sostituire Marzorati. E quindi questo è un ulteriore momento che conferma il legame tra Alberto e Treviglio, trevigliese puro sangue, e quindi penso che i tifosi canturini possano accettare anche questo tuo pronostico che hai fatto poco fa a favore della Gruppo Mascio per il derby lombardo di domenica. Siamo veramente in chiusura, ringraziamo gli ospiti di questa sera, Euclide Insogna. Buonasera. Grazie ad Alberto Rossini. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ringraziamo ovviamente anche per il contributo esterno il DGM della Pallacanestro Biella Damiano Olla, il direttore sportivo della Scaligera Verona Alessandro Frosini, come sempre Stefano Valenti, e ovviamente ringraziamo Stefano Villa dell'ufficio stampa della Pallacanestro Biella e Giampaolo Zaffani della comunicazione Scaligera Verona. È l'ultima puntata del 2021, insieme all'appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali alle 20 del giovedì sui canali di Mediasport. Vi giungano come sempre gli auguri di un sereno fine anno ed un prospero 2022, come sempre condividendo la nostra passione.